Amici Indela.it, rieccoci qua, bentornati, nuovo video, nuova rubrica dedicata alla super classifica della discografia degli Slayer, un video che ci avete chiesto tante volte, per questo vi ringraziamo per carità, un po' è colpa mia, diciamo molti ritardi come al solito, un sacco di video da preparare, da girare, le classiche normali attività su testuali su metal.it, sul nostro portale, più ahimè la vita quotidiana, privata e reale, insomma, che ci porta via un sacco di tempo, un po' perché, diciamo perché ho ritardato, perché è un video un po' particolare, perché per la prima volta facciamo una sorta di esperimento, ovvero questa super classifica non è curata da me. Io sono solamente la voce, la faccia, perché tutte il contenuto, le idee, insomma tutto quello che vi dirò è farina del sacco di Roberto Alfieri, il nostro Dulmir, per chi segue anche le sue recensioni sul portale, che è molto, innanzitutto, molto più appassionato di me degli Slayer. Ha sempre curato lui, insomma, un po' tutte le recensioni, quindi era giusto che la facesse lui, ma ahimè è un timidone, insomma non vuole mostrarsi in video, non vuole mostrare il suo brutto ceffo, quindi lascia a me quest'onere, questa figura, le figuracce, insomma, sono sempre le mie e quindi, insomma, per questo, insomma, ci ho messo un po' più di tempo a realizzarla rispetto al solito. Bene, iniziamo, partiamo subito perché i dischi comunque sono 11, sono abbastanza tanti e quindi via fuoco alle micce. Undicesima ed ultima posizione, questa pensate è l'unica posizione su cui io e Roberto andiamo a concordare, esce nel 1998 l'ottavo album degli Slayer, Diabolus in musica, un disco veramente molto, molto, molto discusso, controverso, a mio parere veramente tremendo, il disco senza dubbio più sperimentale degli Slayer, composto quasi interamente dal compianto Jeff Hanneman, un disco che cercava nuove sonorità, un disco che gli Slayer nella figura di Kerry King hanno molto rinnegato, insomma, Kerry King ha dichiarato che in quel periodo non sapevano proprio dove andare a parare, cosa suonare, un po' la sindrome dei grandi gruppi che a un certo punto vogliono rinnovarsi, vogliono, si credono chissà chi, ecco, diciamola, io la intendo così, perdono di vista l'obiettivo, insomma, non so per quale motivo non vogliono più fare quello che poi sono sempre stati capaci a fare, tentano strade impossibili, tant'è vero che Diabolus in musica fu veramente un flop, per quanto riguarda un flop artistico, ma anche un flop commerciale. Gli Slayer più o meno si attestavano in quel periodo 600-700 mila copie vendute a disco. Diabolus in musica ovviamente le dimezzò, andò a vendere più o meno sulle 300.000 negli Stati Uniti, un risultato per loro molto molto deludente. È il terzo disco con Paul Bostaph alla batteria, Paul Bostaph che comunque fa sempre un ottimo, un egregio lavoro dietro le pelli, un disco accordato più basso proprio per risultare più soffocante, più oscuro, un disco che presenta anche qualche influenza new metal, insomma molto molto controverso. Pensate che a differenza di Kerry King, come vi ho detto, lo detesta, diciamo, si può dire tranquillamente, proprio per questo essere più sperimentale, più contaminato, più coraggioso, è il preferito di Paul Bostaph, che a suo dire, insomma, si diletta moltissimo a suonare i pezzi, si è divertito perlomeno a suonare i pezzi di Diabolus in musica, tant'è vero che solo Stain of Mind è la canzone che è la sopravvissuta talvolta, è l'unica a presenziare nelle scalette di adesso, insomma, degli anni successivi di Diabolus in musica. Per la decima posizione facciamo un salto avanti, è il nono disco degli Slayer, ovvero il successivo, esce nel 2001, God Hates Us All, un disco molto molto diverso da Diabolus in musica, come detto aveva deluso molto gli Slayer, quindi un disco anche molto diverso dal punto di vista lirico, si perde tutta quella aura di esoterismo, si ritorna a temi molto più crudi, molto più reali, violenza, vendetta, religione, ma non intesa appunto in senso metafisico, ma intesa appunto con Dio ce l'ha con noi, ecco, insomma, quando ci succede qualcosa di brutto, dirà Kerry King, che a differenza dell'album precedente, ovviamente si è occupato nella quasi totalità di God Hates Us All, un disco che non è stato prodotto da Rick Rubin, esce sempre per Def American, ma dietro la console ci fu messo Matt Hyde. Un disco un po' particolare anche per la storia di come è stato registrato. Pensate che sono stati adoperati come studi i warehouse di Bryan Adams, proprio Bryan Adams, insomma, il canadese pop, cantante pop, insomma, che spopola tuttora nelle classifiche di tutto il mondo, una strana scelta, insomma, gli Slayer sono entrati in questi studi, molto ameni, molto gioviali, molto allegri, beh, se li sono un po' sistemati al loro modo, con candele, atmosfere soffuse, luci abbassate, addirittura, diciamo dei poster pornografici alle pareti, insomma, pensate un po', comunque tutto per stare più a casa loro. Nonostante questo è un disco
a mio avviso, a nostro avviso, molto, molto debole, un disco molto piatto, un disco che non è riuscito a convincere. Paul Bostaff, dopo pochissimi mesi dall'uscita di questo disco, uscirà dalla band e il tour sarà concluso da Dave Lombardo che ancora una volta nella sua infinita odissea con gli Slayer uscirà, in questo caso è rientrato per qualche data, insomma un disco che non ha convinto probabilmente nessuno, tant'è vero che gli Slayer con questo album volevano risollevare tantissimo le loro vendite, molto tanti come avevamo detto in Diavolo in Musica con 300.000 copie, beh indovinate un po' più o meno quante copie ha venduto God Eat Us All, 300.000 copie, insomma sempre lì non ci siamo schiodati. Nona posizione per quanto riguarda l'undicesimo album degli Slayer, esce nel 2009, World Painted Blood, prodotto come sempre da Rick Rubin, ma non come dietro la console, quindi esce, disco esce per American Recordings, ma il produttore è Greg Fidelman. Una produzione a mio avviso molto molto debole, un po' come tutte le produzioni di questi anni, secondo me veramente trattate in maniera superficiale. Perché si ricorda War Painted Blood? Perché è l'ultimo album con la formazione originale. Perché c'è Dave Lombardo, qui non c'è più ancora, non c'è più Paul Bostaff alla batteria, e soprattutto è l'ultimo disco con Jeff Hanneman. Jeff Hanneman, come detto, morirà purtroppo negli anni successivi. A differenza dei dischi precedenti, questo è un disco accordato in tonalità standard per quanto riguarda gli Slayer. Come detto, la produzione, secondo me, di Fidelman non è un granché. Ma questo album, secondo me, è uno dei più piatti, non presenta nessuna canzone particolarmente brillante, sono tutte un po' nella mediocrità, insomma. Questo perché anche, secondo me, è un disco per la quasi totalità, diciamo, composto in studio, un disco che si divide a metà tra Hanneman e King. Con questa idea la band voleva cercare un nuovo entusiasmo, una nuova energia, un nuovo impatto. A mio avviso, invece, secondo me è tutto il contrario. Il fatto di registrare le canzoni pressoché in studio e non prepararsi con pezzi già pronti ha portato a una estrema banalizzazione delle idee, un'estrema semplicità, un disco troppo diretto, troppo scialbo, troppo tutto. Insomma, un disco che sicuramente non ha funzionato. Non ha funzionato perché ha venduto ancor meno. Pensate, questo disco non è riuscito ad arrivare nemmeno a 200.000 copie vendute negli Stati Uniti, un vero flop commerciale. Per l'ottavo album in questa classifica dobbiamo fare un bel salto indietro, un grande salto indietro fino al 1994. Andiamo al sesto album pubblicato dagli Slayer, ovvero Divine Intervention, si segnala per essere il primo disco con Paul Bostaff alla batteria, infatti Dave Lombardo non faceva più parte della partita dopo aver registrato Seasons in the Abyss, è un disco che insomma iniziò a far vedere che c'era qualcosa che si era rotto negli Slayer, insomma la parentesi epocale si era conclusa. Ricordo con piacere barra terrore il video di Ditto Head che la televisione Video Music mandava in continuazione, da una parte era molto molto bello, insomma per un diciottenne o giù di lì, vedere gli Slayer in televisione, un po' insomma sentire un brano come Ditto Head, insomma molta molta differenza rispetto al passato qualitativa. Divine Intervention, tutto sommato, è un disco che si lascia apprezzare, secondo me, non è così male come lo si dipinge. Offre, diciamo, secondo me, un'ottima produzione, una produzione ad opera di Toby Wright. Un disco che presentava anche diversi dissidi degli Slayer con l'etichetta. Loro raccontano che per la prima volta gli era stato chiesta un approccio più commerciale, più secondo le logiche del music business, con dei brani che fossero un po' più trascinanti e fossero presentabili come dei singoli, delle hit. La risposta assai poco diplomatica degli Slayer diciamo, ai membri dell'etichetta fu: beh, noi vi abbiamo presentato questi brani, se pensate che non ce ne sia nessuno adatto, beh, registrateveli un po' da soli, suonateveli un po' da soli. Insomma, questa, secondo Tamarai, è stata l'unica volta che gli Slayer hanno dovuto sottostare diciamo, a discussioni del genere, perché poi si sarebbero rifiutati per tutta la loro carriera, insomma, ne hanno ben dubbi. Settima posizione, parliamo dell'ultimo arrivato in casa Slayer, il dodicesimo album uscito nel 2015 ed è Repentless. Repentless è veramente il disco che non ti aspetti, il disco dei cambiamenti per un sacco di motivi. Il più ovvio è che purtroppo non c'era più Jeff Hanneman, sostituito in questo disco ovviamente da Gary Holt degli Exodus, che suona e basta, però non ha portato niente a livello di songwriting. Vedremo se ci sarà un prossimo disco, se ci sarà appunto qualche idea di Gary. Un disco che non ti aspetti per un sacco di motivi, perché comunque è il primo disco che non esce dopo un sacco di anni per Rick Rubin. Infatti il disco viene pubblicato dalla Nuclear Blast. La
produzione di Terry Date. Apro un piccolo inciso per quanto riguarda le produzioni. Repentless secondo me è veramente un ottimo disco, molto intenso, ci restituisce degli Slayer molto in forma, molto in linea con il passato. E tutto questo secondo me è anche merito dell'ottima produzione. Ora io non capisco perché produzione di Terry Date, che magari molti di voi conosceranno per il proprio lavoro con i Pantera, ad esempio. Io non capisco perché per tutto l'arco della loro carriera gli Slayer si siano infognati a scegliere personaggi che con il metal non c'entravano nulla, a partire da Rick Rubin, a cui va il merito, ok, di Rain in Blood e South of Heaven e Season of the Abyss, ma secondo me poi doveva finire lì il discorso. Tutti i dischi da metà anni 90 in poi presentano delle produzioni molto molto deboli, o comunque che con il metal c'entrano poco, e insomma secondo me questa cosa è poco giustificabile. Un altro motivo per il quale non mi aspettavo, non ci aspettava, nessuno si aspettava un disco valido come Repentless, è che è composto unicamente da Kerry King, che senza dubbio è una figura più carismatica, più rappresentativa degli Slayer se vogliamo, ma secondo me non è mai stato un genio del songwriting. Consideriamo che il 90% dei brani che tutti noi consideriamo come capolavoro degli Slayer sono composti da Jeff Hanneman, e Kerry King, insomma, a parte qualcosa qua e là, non si è mai segnalato per aver scritto qualcosa di eclatante. Beh, in questo disco devo dire che mi ha smentito, un disco composto completamente da lui, come detto non c'è nessun altro a dargli una mano. Devo dire che un disco anche molto vario, efficace nelle parti violente e veloci, ma anche in quelle più lente e cadenzate. Insomma, un Repentless molto molto buono anche a livello di vendita, però pensate un po' come sono cambiati i tempi. Questo Repentless ha venduto più o meno 100.000 copie da che è uscito negli Stati Uniti, un valore secondo gli Slayer stessi, secondo l'etichetta, molto molto buono. A pensare che pochi anni prima 300.000 era un flop commerciale, dopo i 600.000-700.000 degli anni precedenti, insomma lo specchio dei tempi che cambiano. Per la sesta posizione facciamo un salto indietro fino al 2006, ovvero il decimo album pubblicato dagli Slayer, Christ Illusion, ovvero il disco dei ritardi. Questo disco doveva uscire il 6 giugno 2006, ovvero 666, anche per una questione legata ovviamente al marketing. Una serie di ritardi, l'hanno visto posticipato mi sembra a fine agosto, giù di lì, un po' perché la American Recordings aveva delle dispute contrattuali con la distribuzione, quindi Warner o Columbia mi sembra, un po' perché gli Slayer attendevano lo svincolarsi dei tanti impegni di Rick Rubin per averlo dietro la console. Rick Rubin, che per un po' ovviamente ce li ha fatti credere, e poi alla fine, pensate un po', li ha snobbati, ha dovuto dirgli di no perché occupato nelle registrazioni di Death Magnetic dei Metallica. Questo perché Rick King fu uno smacco totale, veramente i rapporti tra i due si incrinarono molto con questa storia. Rick Rubin alla fine si segnala come produttore esecutivo e probabilmente non fece altro che un paio di scelte a livello di mixing, tant'è vero che Kerry King ricorda sempre che lui durante le sessioni di registrazione non l'ha mai visto. Insomma, pensate un po', sessioni di registrazione che furono affidate a Josh Abrams, che tutto sommato ha fatto un buon lavoro, sempre con quel discorso, insomma, delle produzioni un po' così, insomma, secondo me si poteva fare sempre di meglio, ma ahimè si erano infognati con questo discorso di Rick Rubin, io non so perché. In ogni caso, Christ Illusion si segnala per il ritorno di Dave Lombardo, quindi finì la prima parentesi di Paul Bostaff. Dopo ben 16 anni tornò Dave Lombardo e Dottore Pelli, quindi un disco anche molto diverso a livello di batteria, una produzione che puntava molto su Dave Lombardo, una voce e la batteria messe veramente in primo piano durante il mixing, chitarre un po' seppellite dietro, un'attitudine che gli Slayer volevano ispirare a Rain in Blood. Ovviamente Tom Araya dichiarò: noi non riusciremo mai a produrre, a suonare un altro Rain in Blood, ma con questo disco ci abbiamo provato. Beh, risultato un po' così, un po' a metà. Jihad, secondo me, comunque secondo tanti, è la canzone un po' più caratteristica di Christ Illusion, un disco che a tanti è piaciuto comunque per questo tentativo. Con la quinta posizione entriamo ovviamente nella zona caldissima, i cinque capolavori degli Slayer, adesso cerchiamo di metterli in ordine secondo le idee di Roberto. A quinta posizione facciamo un salto nel 1990 e parliamo di Seasons in the Abyss. Per alcuni versi uno dei dischi più famosi degli Slayer, non fosse altro per il video di Seasons in the Abyss registrato al Cairo. Insomma, pensate un po', un paesaggio, delle atmosfere molto particolari per una thrash metal band, con i cammelli e le piramidi, insomma una cosa che non si
era mai vista. Il disco esce per Rick Rubin, quindi per Def American, prodotto da lui, stavolta in console c'era ancora lui, ed è un mix tra i dischi precedenti. Ci sono elementi diciamo più alla Raining Blood, più diretti, più veloci, più decisamente immediati, ed altri alla South of Heaven, più lenti e ragionati. In ogni caso Seasons in the Abyss presenta veramente dei brani incredibili, insomma, che fanno parte del goda, non solo del Slayer ma del thrash metal. Troviamo Warren Sample, troviamo Dead Skin Mask, fantastica, troviamo Seasons in the Abyss, come detto, e Hollow Point, veramente dei brani ottimi. Come vi avevo accennato prima, da qui in poi troveremo che la maggior parte dei brani sono stati composti da Jeff Hanneman, che ha composto l'80% abbondante di Seasons in the Abyss, veramente uno, a mio avviso, dei riff maker, uno dei chitarristi seminali più importanti per la scena estrema, ahimè poco valutato, molto, molto dimenticato un po' da tutti quelli che suonano questo genere di musica. Quarta posizione, andiamo diciamo ai piedi del podio. 1988, esce il quarto album degli Slayer, ovvero South of Heaven, il primo vero disco di cambiamento, con alcuni cambiamenti importanti all'interno del songwriting degli Slayer. Qui faccio un inciso personale: dei 5 capisaldi degli Slayer, e io inserisco South of Heaven, assolutamente un disco fantastico, è l'unico che insomma mi prende un po' meno. Perché? Perché ci sono degli elementi che comunque hanno connotato questo disco, che è adorato invece da moltissimi per gli stessi motivi, ovvero dei suoni molto più rallentati, l'ingresso di chitarre non distorte, voce più bassa da parte di Tom Araya, insomma qualche elemento di novità. Il disco esce anche questo per Def American, prodotto da Rick Rubin, che insomma aveva fatto un ottimo lavoro col disco precedente, e quindi veramente un disco che anche qui segna insomma dei brani veramente immortali. South of Heaven, la stessa South of Heaven, ovviamente la title track, Silent Scream, Mandatory Suicide, Spill the Blood. Da notare la presenza di una cover, cosa che al momento non era mai successa, Dissident Aggressor dei Judas Priest, un po' perché la band era nata come amante dei, appunto, Iron Maiden, Judas Priest, Venom, quindi un tributo a chi insomma li aveva ispirati da giovanissimi, è un po' perché Dissident Aggressor parla di una tematica molto cara insomma alle ambientazioni di South of Heaven, ovvero la tematica della guerra, tematiche comunque molto forti, molto d'impatto, molto violente, tant'è vero che Columbia si rifiutò di distribuire il disco, che insomma fu invece distribuito dalla Warner Music. Una cosa particolare, non so se la motivazione è quella, come detto Jeff Hanneman praticamente ha composto diciamo tutto il disco, ovviamente South of Heaven, la penna è quella di Jeff Hanneman. Kerry King ha dichiarato che è un disco che a lui piace molto molto poco. Andiamo sul podio e troviamo degli Slayer veramente giovanissimi, dei ragazzini, perché torniamo al 1983, disco di debutto, il primo album degli Slayer, Show No Mercy. Quelli bravi dicono che questo è il Kill Em All degli Slayer, ovvero un disco molto acerbo, esuberante, grezzo, fantastico insomma nel suo entusiasmo. E in effetti questo è un disco che è molto debitore, come detto, delle sonorità di Iron Maiden, Venom, Judas Priest, Merciful Fate soprattutto, usata un'iconografia molto satanista, diciamo, se vogliamo così, un po' perché Kerry King era un appassionato e un po' perché insomma gli Slayer ci avevano visto lungo, insomma la tematica satanica tirava molto a livello di moda, e quindi questo fece in modo che il disco fu un grande successo commerciale per quanto riguarda una piccolissima realtà come quella degli Slayer. Pensate che gli Slayer furono notati da Brian Slagel della Metal Blade, ovviamente capo tuttora della Metal Blade, durante uno show in cui aprivano alle Beach. Gli Slayer eseguirono quasi solo cover, 6 cover su 8, una di queste era una cover di Iron Maiden, mi sembra Phantom of the Opera, ma non vorrei sbagliare. Brian Slagel fu molto colpito da questo e gli propose immediatamente a fine serata un contratto per una compilation, ovvero la celeberrima Metal Massacre 3, ed un album che appunto fu Show No Mercy. L'album ebbe un grandissimo successo, come detto, la media più o meno della Metal Blade in quel periodo era di vendere 5.000 copie a disco, Show No Mercy arrivò a 40.000 copie, pensate, veramente tantissimo. Ne seguì un tour molto casareccio, insomma molto amatoriale. Tom Araya si portò il fratello 14enne, venne l'amico, il parente, insomma una cosa molto così, molto inesperta ovviamente, ma comunque
fu un grande successo, insomma il nome degli Slayer iniziò a circolare molto, brani anche qui immortali, Evil Has No Boundaries, The Antichrist, Die by the Sword, veramente una cosa fantastica. Ci siamo perché siamo terza posizione, andiamo a vedere qual è la seconda e quindi di conseguenza la prima posizione. Secondo Roberto Alfieri, alla seconda posizione della nostra super classifica, troviamo il secondo album degli Slayer, ovvero Hell Awaits, esce nel 1985, sempre per Metal Blade. Il grande successo di Show No Mercy fece in modo che Brian Slager si affrettò immediatamente a proporre un contratto di un altro disco per gli Slayer. E stavolta il disco non fu una cosa che mi ero dimenticato, questa era una cosa molto molto carina. Il primo album degli Slayer fu finanziato dagli Slayer stessi, perché pensate, Tom Araya, che al tempo lavorava come un terapista per quanto riguarda la respirazione, mise tutto quello che aveva, tutti i suoi soldi, e l'altra metà fu messa dal padre di Kerry King, e gli prestò altri soldi per completare la produzione, l'autoregistrazione, insomma l'autoproduzione del disco, che infatti Show No Mercy suona insomma, molto raffazzonato. Dopo il grande successo commerciale di Show No Mercy, Brian Slager decide di mettere su un team completo, una bella equipe per registrare Hell Awaits. Beh, risultato molto molto deludente secondo me di registrazione, insomma alla fine ritorniamo al discorso produzione, gli viene messo in console Rob Fair che poi diciamo già non aveva mai fatto niente di heavy metal, nel futuro collaborerà con Black Eyed Peas, con Christina Aguilera, Lady Gaga, che è proprio una persona che non c'entra niente con il metal, lo mette a registrare un disco degli Slayer che si chiama Hell Awaits. Non capisco veramente queste scelte, perché nonostante comunque qualche soldino speso per la registrazione, Hell Awaits, ahimè, propone una produzione insomma un po' deficitaria, per fortuna solo quella, perché a mio parere Hell Awaits veramente contiene fra i brani più belli della band americana: Hell Awaits, Kill Again, A Dawn They Sleep, Necrophiliac, Hardening of the Arteries, ovviamente una meglio di un'altra. Un disco diverso da Show No Mercy, i brani si fanno più lunghi, si fanno più oscuri, qualcuno parla anche di una certa componente progressive, ma ovviamente in senso lato intendiamo che comunque gli Slayer affrontavano in maniera diversa la tematica del thrash metal. E quindi anche in questo caso Jeff Hanneman, anche qui parte Praise of Death, praticamente il disco è composto unicamente da Jeff Hanneman, si dimostrava veramente un songwriter incredibile, un chitarrista con una fantasia ed un'inventiva veramente incredibile. A tutt'oggi questo è il disco con il rapporto spesa-resa più alto. Pensate che Hell Awaits ha venduto più di 1 milione di copie, insomma un disco così estremo, così pesante, così particolare, con ancora un'iconografia molto legata all'occulto, al satanismo e tutto quanto, è riuscito a vendere nel 1985, insomma, poi ovviamente negli anni a seguire, più di 1 milione di copie, insomma, con una spesa iniziale veramente molto molto bassa, insomma, per la fortuna e per la felicità di Brian Slagel della Metal Blade. Va da sé che la prima posizione non può che essere occupata dal terzo disco degli Slayer, ovvero Reign in Blood, uscito appunto nel 1986. È il primo disco che non esce per la Metal Blade, esce per la Def Jam di Rick Rubin. Una piccola storia, l'avevo già affrontata, mi sembra, in un video dedicato alle opener thrash. Gli Slayer erano molto dubbiosi se lasciare una sicurezza come la Metal Blade, che nel campo appunto heavy metal era già un'icona, era già un'etichetta molto importante, per la Def Jam di Rick Rubin, che era un'etichetta dedicata alla musica hip hop. Però insomma Rick Rubin, come detto, affrontò la band con argomenti molto molto convincenti. Gli Slayer insomma firmarono per Def Jam, e beh, alla fine dei giochi, conti fatti, io non ho una grandissima stima, non personale, ovviamente professionale, per Rick Rubin, tant'è vero che oggi lo troviamo addirittura insomma, a registrare i dischi di Jovanotti. Comunque, c'è da dire che indubbiamente Reign in Blood presenta una produzione ottima e soprattutto presenta dei brani ottimi, insomma un disco iconografico in tutto e per tutto. Moltissimi personaggi del metal stesso parlano di Reign in Blood non solo come il disco migliore degli Slayer, non solo come il disco migliore della scena thrash metal,
ma molti lo identificano come il disco estremo per eccellenza, un disco suonato con una furia iconoclasta incredibile, una velocità continua pazzesca. Lo stesso Dave Lombardo dichiarò che suonare un disco come Raining Blood per lui fu una cosa molto importante per il suo stile di batteria, un elemento che lo arricchì molto perché si trovò a suonare diciamo, dei brani, delle frustate che per lui insomma, non aveva ancora affrontato. Un disco ancora una volta composto per la quasi totalità da Jeff Hanneman, ma che si confermava la penna d'oro veramente degli Slayer. Un disco che diciamo, portò anche delle polemiche che comunque accrebbero la nomea degli Slayer, su tutti quella legata al brano Angel of Death, insomma lo saprete tutti, ovviamente legato alla tematica di Josef Mengele, il dottore delle SS, quindi del nazismo. Loro furono accusati di questa iconografia, diciamo, idolatrante al nazismo, nonostante tutte diciamo, le ritrosie della band, insomma, tutte le scusanti della band, che disse: no, non abbiamo nulla a che fare con questo. Ci fu sempre, insomma, tutto sommato, una voce che voleva gli Slayer vicini a queste tematiche, anche perché Jeff Hanneman, così come Lemmy dei Motörhead, era un appassionato di quel periodo storico, collezionava medaglie del Reich, era appassionato di strategie tattiche militari, insomma. Una cosa veramente che gli Slayer si sono portati dietro, diciamo, fino a pochissimi anni fa. Un po' perché è un disco iconografico anche per la propria durata, insomma, nemmeno 29 minuti di durata per un disco a quel tempo era una cosa molto molto strana. Lo stesso Rick Rubin fece presente la cosa alla band, cioè, ma vi rendete conto che questo disco non dura nemmeno mezz'ora? E la band tranquillamente rispose: e beh, che problema c'è? Lo stesso addirittura Kerry King disse: vabbè, così almeno nella cassetta se lo sentono per intero su un lato, poi girano, si sentono e se lo risentono per la seconda volta invece di ascoltare il lato B. È veramente, che dire, una cosa fantastica che andiamo a citare, ma qui veramente, cioè, non c'è un pezzo debole. Angel of Death, Piece of P, ma le devo dire tutte, Post Mortem, Raining Blood, Reborn, Epidemic, tutto, veramente un disco fantastico dall'inizio alla fine. Non ti dà respiro, un disco veramente il caposaldo, uno dei caposaldi pazzeschi, non, io sono d'accordo, non solo del thrash metal, ma dell'heavy metal, tutto. Tutto questo successo comportò, ahimè, anche dei problemini all'interno della band. I primi dissidi di Dave Lombardo per motivi economici, questi dissidi per motivi economici poi si sono rimbalzati per tutto l'arco della carriera, insomma fino a pochissimi anni fa, fino all'ultimo rientro di Paul Bostaff, addirittura dopo l'incisione di Raining Blood. Dave Lombardo lasciò la band, Rick Rubin, insomma, andò a convincerlo con nuovi argomenti molto interessanti. Rientrò poi per il tour e per le registrazioni di Seasons in the Abyss, ma poi abbiamo visto che il tutto andrò a frantumarsi. E già in Divine Intervention troveremo Paul Bostaff, che poi aprirà una lunga parentesi con gli Slayer. Bene, questo è tutto. Insomma, per noi il disco vincitore della classifica degli Slayer è Raining Blood. E secondo voi? Beh, io adesso sono molto curioso di sentire la vostra, anche perché, come detto, questa non è la mia opinione, questa non è la mia super classifica. Io adoro tutti i primi 5 dischi degli Slayer, ma per me non c'è Raining Blood al primo posto, io lo metto al secondo, personalmente. Io invece sono curioso di sapere la vostra, se siete d'accordo con noi, se siete d'accordo con Roberto, se siete d'accordo con me, oppure avreste spostato qualcosa più in alto o più in basso. Bene, fatecelo sapere direttamente nei commenti di questo video e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete innanzitutto un pollice in su, iscrivetevi al canale, che per noi è veramente molto molto importante l'iscrizione al canale, dai che abbiamo scavallato gli 800, ragazzi, questa è una cosa molto importante, io vi voglio ringraziare, approfitto di questo video di Slayer per farlo. Siamo partiti con 200 e poco più, siamo già arrivati a 800 e passa. Io vi ringrazio da morire. Iscrivetevi perché il primo passo importante è quello di arrivare a 1000. Vedrete che quando arriveremo a 1000 faremo un concorso di quelli da veramente leccarsi i baffi e anche le orecchie. Come detto, quindi fate tutte queste belle cose ed attivate anche le notifiche, così rimarrete sempre aggiornatissimi su tutti i video ogni volta che ne carichiamo uno. Andate anche sulla nostra pagina Facebook, vi metto il link in descrizione, e comunque in descrizione vi metterò anche la scheda testuale degli Slayer sul nostro portale su metal.it, dove c'è tutta la discografia in buona parte recensita. Bene, che dire, per il momento è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stato qui con noi, aspetto un vostro feedback. Stay metal, stay glorious, stay Slayer. Alla prossima, e che la gloria sia sempre con voi. Un saluto a tutti da Graz. Ciao!